E se ne va, la capolista se ne va. Un saluto a quelli della Juve, un saluto a quelli del Milan, eravate, no, ma vi vedo, lo so io dove eravate, eravate insieme nel divano, uno con la maglia del Milan, l'altro con la maglia della Juve, vi davate la manina, ogni tanto una slinguantata, forza Lazio, forza Lazio, due limoncini, ogni tanto vi davate due limoncini e poi trac, trac, la capolista se ne va. Allora, intanto oggi il pomeriggio è cominciato, ragazzi, che con una notizia. Milan-Monza, il Milan ha vinto un derby. Il Milan è un derby di Lombardia, è un derby lombardo. Come intanto il Milan, zitto zitto, trac, ha vinto un derby. Il pomeriggio è cominciato col Milan che ha vinto un derby e vincendo il derby la temperatura... Insomma, c'è un po' meno freddo a Milanello, da meno 9 erano andati a meno 6, no? Era là che buttavano la legna nella stufa per fare più caldo, a furia di buttare la legna nella stufa erano arrivati a meno 6. E invece stasera, tra l'Antartide, c'è ancora l'Antartide a Milanello, meno 9. Quelli della Juve stanno bene a meno 4, cominciamo a prendere le distanze, che con voi non vogliamo avere niente a che fare. Cominciamo a prendere le distanze. Cominciamo a prendere le distanze. Allora, questo è un buon segno. Questo è un buon segno perché l'Inter a Roma con la Lazio, la Lazio a Roma è sempre una di quelle partite dove siamo abituati che arriva sempre un sifone da qualche parte, ci arriva sempre un sifone di dietro. Quest'anno non è arrivato buon segno, non abbiamo fatto la cappella degli altri anni, siamo andati in vantaggio, l'abbiamo tenuto senza fare cazzate. Prima di parlare della partita, parliamo un attimo dell'allenatore. Allora, abbiamo tutti criticato la scelta dell'allenatore contro la Real Sociedad di far riposare Lautaro, poi di togliere Thuram per farlo riposare in vista della Lazio. Com'è finita Lazio-Inter? 2-0, gol di Lautaro, gol di Thuram. Sarà un caso? Sarà un caso? Se avessero giocato contro la Real Sociedad, tutte e due titolari, tutte e due quasi tutta la partita, sarebbero stati più stanchi oggi e non avrebbero... Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. Però i fatti dicono questo. Lautaro ha giocato un quarto d'ora, Thuram è stato risparmiato, è stato tolto gli ultimi 20-25 minuti, non li ha fatti. Il caso, vogliamo chiamarlo caso, non lo so, dice che l'Inter batte la Lazio 2-0, gol di Lautaro e gol di Thuram. Fatta questa considerazione, veniamo alla partita. Sofferenza i primi 20-25 minuti, che avevano sempre il pallone loro, avevano sempre la palla loro, avevano, e sinceramente non mi stava piacendo troppo l'Inter, perché la Lazio era sempre col pallino del gioco in mano. Mi sembrava per i primi 25 minuti un po' l'Inter con la Real Sociedad del primo tempo, dove avevamo fatto il 26% di possesso palla. Poi siamo stati bravi a soffrire, e quest'anno non è la prima volta, e per vincere i campionati saper soffrire è una caratteristica fondamentale, fondamentale, saper soffrire quando sei all'angolo. Anche Rocky, lo dico sempre, Rocky non è che quando vinceva gli incontri menava solo lui e vinceva, no, c'erano dei momenti dove le prendeva anche, no? Quindi l'Inter, quando è nei momenti in cui sta soffrendo ed è all'angolo, sa difendersi, sa soffrire, sa soffrire. L'Inter nei primi 25 minuti ha sofferto bene. Poi regalo della Lazio, mi pare Marusic, cappella delle cappelle, palla regalata a Lautaro, che quando ho visto che non passava quel pallone, perché c'era in mezzo, ragazzi, Thuram libero, poi quando è andato in fondo c'era anche Çalhanoğlu libero, se lo sbagliava, ragazzi, era da bestemmie proprio, eh. Invece ha voluto fare tutto da solo, ma ha avuto ragione e ha segnato. Inter in vantaggio
con Lautaro Martinez, che sta facendo una stagione strepitosa, strepitosa. Nel secondo tempo mi aspettavo un ingresso della Lazio più o meno come quello del primo tempo, perché insomma la reazione la Lazio la doveva avere, e come dico sempre, ragazzi, ci sono anche gli altri non stanno lì a girarsi i pollici e a fare gli sparring partner. C'è anche la Lazio in campo. I primi 20-25 minuti ci hanno riprovato, ma noi abbiamo sofferto meno del primo tempo, abbiamo retto bene l'urto e poi siamo andati a fare il gol con Thuram, che anche lui sta facendo una stagione strepitosa, imbeccato da un super Speedy Pizza Barella. Veniamo ai singoli, perché voglio parlare di qualcuno. Bistecca Bisteccone. Allora, sapete che Bistecca Bisteccone per me è sempre un po' croce delizia, no? È un ragazzo giovane, deve imparare, ma il test di oggi era un test importante ed è un test in casa della Lazio a Roma, è un test che vale. Avvio con cose buone, cose meno buone, ha fatto un'apertura, insomma qui a braccetto di destra, ha fatto un'apertura dove voleva darla direttamente a Bastoni senza passare da Acerbi, la scazzata, innescando un contropiede della Lazio. Io già l'altra partita avevo detto, ogni tanto sbaglia qualche tocco, voi mi avete detto, oh, cosa dici? Tecnicamente è bravissimo. Allora, secondo me si deve affinare un po', continuo a dire che secondo me si deve affinare un po', tecnicamente si deve, però dopo quella cavolata lì ha fatto anche alcune iniziative, una soprattutto dove è andato sul fondo e si è preso un fallo, ha fatto una discesa che mi ha ricordato un po' Lucio dei vecchi tempi, e con un rimpallo anche, perché il difensore della Lazio l'aveva merda scappellato, insomma si è guadagnato questo fallo in attacco. Poi sempre meglio, sempre più a suo agio, come dico sempre, questi ragazzi giovani quando indossano questa maglia qui che pesa un quintale e mezzo hanno bisogno di tempo, hanno bisogno. Lui, devo dire la verità, pensavo peggio queste partite, quando pensavo peggio, soprattutto oggi io pensavo che lui potesse essere un pochettino l'anello debole della difesa, e invece secondo me ha fatto tutto sommato una partita più che sufficiente. Poi è un difensore molto alto, dà sempre una mano in area di rigore sulle palle alte, anche quando siamo in attacco nei calci piazzati è sempre uno che fa sentire la sua presenza. Quindi sono contento. Contento anche di Sommer, l'ho visto attento, reattivo. Darmian ha fatto un paio di diagonali, soprattutto una nel primo tempo, dove ha sbrogliato un paio di matasse importanti. L'unico che forse non è stato proprio ai suoi livelli massimi è Çalhanoğlu, che ha preso una palla innescando quel contropiede di Rovella, che per fortuna poi dopo, insomma, davanti a Sommer si è cagato un po' addosso, oppure è arrivato in fondo un po' stanco, non lo so, ma ha tirato una mezza mozzarellina, ma Sommer è stato attento. Benissimo Acerbi, fischiato dai tifosi della Lazio, ma quelle sono cose loro che non ci interessano. Bene Bastoni, abbastanza bene anche Di Marco, in miglioramento dall'ultima partita che era stato un po' così così con la Real Sociedad. Adesso ragazzi, che ci siamo piazzati lì, cerchiamo di non fare cagate. Allora, prossima partita, mercoledì contro il Bologna, bestia nera dell'Inter. Mi avete detto, Luca, per battere il Bologna servi tu a San Siro. Io non lo so se ho i poteri magici, però insomma è vero che il Bologna è la nostra bestia nera, il Bologna ci castiga spesso, anche l'ultimo in campionato ci siamo fatti rimontare. In Coppa Italia andrò a San Siro, non vi garantisco nulla, non so se riusciremo a sfatare questo tabù Bologna, ma mercoledì in Coppa Italia, che io comunque ci tengo, andrò a San Siro, ok? Un saluto ai milanisti, un saluto agli juventini, leggete la targa, qui, questa è la targa, ecco, leggetela bene, e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao!